E se ti dicessi che con un solo pedale riesci a ottenere quattro sonorità iconiche della storia del rock, sto parlando del Joyo British Sound. Questo pedale ci permette di tirare fuori i suoni che spaziano dal blues breaker fino al suono più aggressivo del GCM 800, per arrivare al suono in stile Van Halen e al suono in stile AC/DC. Lo vediamo in questo video. Intanto partiamo dal pedale, che è un pedale abbastanza grosso con chassis in alluminio, tasto on off true bypass, con i controlli che sono bassi, medio, alti, il controllo del drive, controllo del volume e il controllo del voice. Qui sta il segreto di questo pedale. Con questo controllo riusciamo a spaziare in diversi generi, passando dal suono del blues breaker fino ad arrivare al suono dell'AC/DC. Ovviamente con le diverse regolazioni possiamo ottenere una vastità di suoni incredibile, che ci permette di coprire tutto quello che è il suono vintage fino al suono più moderno, sempre in stile rock. Partiamo dal primo suono, che è quello del blues breaker. Per ottenere questo suono dobbiamo seguire le indicazioni dello schema che troviamo nella convenzione. In questo schema ci viene indicata esattamente la posizione dei controlli per ottenere quella determinata sonorità. Quindi adesso regolo il tutto come da schema e facciamo la prima prova audio. Divertente, devo dire che ha praticamente cambiato la sonorità, la pasta del mio Lanny VC30. Sto utilizzando il Lanny VC30 sul canale Clean e devo dire che già con la prima regolazione il suono si avvicina tantissimo al suono British e a quello che può essere la sonorità del blues breaker.
Andiamo avanti e passiamo alla seconda sonorità. Seconda sonorità che prevede la regolazione dei controlli per ottenere il suono classico del Marshall GCM 800. Quindi regolo il tutto e vediamo cosa ne esce fuori. Che dire, anche qui la pasta sonora c'è, ovviamente teniamo presente che è un suono che si avvicina in quello stile, però devo dire che hanno rispettato già il fatto che il Marshall GCM 800 non è un amplificatore e gain, quindi comunque ha un gain contenuto, è un suono aggressivo che a me piace tantissimo e riconosco in questa regolazione il suono che si avvicina, ecco, al Marshall GCM 800. Andiamo avanti e a questo punto proviamo il suono in stile Van Halen. Andrebbero aggiunti dei pedali di effettistica che richiamano quelle sonorità, però visto che stiamo testando il pedale com'è, ho deciso di non aggiungere altro che il riverbero, eventualmente in alcune clip il delay che deriva tutto da Helix. Andiamo avanti, l'ultima sonorità che ci viene proposta è quella in stile AC/DC. Regolo nuovamente il pedale con le impostazioni dettate dal manualetto e vediamo che cosa ne esce fuori. We'll be right back.
Forse avrei regolato il pedale per avere un pelino meno gain, però diciamo che ci sta, ci può stare tranquillamente. Ovviamente possiamo ottenere altre tipologie di sonorità spippolando con i vari controlli e soprattutto con il controllo di voice, che è il fulcro del pedale stesso. In conclusione, mi sono divertito tantissimo ad utilizzare questo pedalozzo. Si riescono a tirare fuori tantissimi suoni in stile British rock molto convincenti. Le due sonorità in assoluto che mi sono piaciute di più sono state Blues Breaker e JCM 800, anche perché io appartengo proprio a quella tipologia di sonorità. Ovviamente, come ho già detto durante il video, tramite il controllo voice si può spaziare tra diverse sonorità che richiamano comunque sempre quello stile, quindi un suono British orientato verso il rock. Detto ciò, ringrazio Antonio di AJ Music di Foggia che mi ha dato la possibilità di portare questo pedalozzo e tanto altro ben di Dio. Se siete di Foggia e provincia, recatevi in negozio a dare un'occhiata a tutto quello che ha di strumentazione Antonio, perché ha tantissima strumentazione. Questo a breve tornerà nella sua vetrina. Per chi non è della mia zona, in descrizione vi lascio il collegamento allo store online di Antonio. Dategli un'occhiata, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo pedalozzo e della serie di questi pedali della Gioio. Iscrivetevi al canale, mettete un like a questa tipologia di video e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.